Your love is bright as ever, even in the shadows. Prezzi molto convenienti per le tribune, per il carnevale e le possibilità anche di votare. Non solo in mobili spettatori, per la 61esima edizione del Carnevaledano di Manfredonia il pubblico diventa attivo protagonista della kermesse. Basta acquistare presso la bottega del Carnevale il biglietto per le due tribune di Piazza Marconi e Piazza dei Ferri a prezzi popolari. L'abbonamento a tutte e tre le sfilate ha un costo soltanto di 10 euro. Con l'acquisto del biglietto si ha l'opportunità di esprimere il proprio giudizio per carri allegorici, gruppi mascherati e scuole, che andrà a decretare l'aggiudicazione del trofeo delle tribune derivante proprio dal voto della giuria popolare. Nella mattinata di lunedì 3 marzo e mercoledì 5 marzo saranno resi noti le classifiche parziali relative alle sfilate di domenica 2 e martedì 4. I lavori procedono molto bene, oggi abbiamo fatto un ennesimo giro nei laboratori sia per i gruppi che per i carri. E devo dire che è con grande soddisfazione, diciamo, che il prodotto è molto interessante, e devo dire che il tema unico, nonostante prima perplessità, sta riscontrando un vero interesse da parte dei partecipanti. Un grande interesse per questa edizione, veramente stiamo riscoprendo una manifestazione che potrebbe diventare non più un motivo per far sì che questa Manfredonia possa crescere dal punto di vista anche economico, perché facendo dei calcoli abbiamo visto che comunque il carnevale fa girare un'economia che in questo momento è ancora sommerso, ma facendo un attimo due calcolini sicuramente stiamo parlando di grandi numeri, anche a sette cifre. Quindi l'impegno dell'agenzia è quello di riposizionare il carnevale sul mercato nazionale, quindi diciamo che quest'anno siamo rientrati tra i 10 carnevali più famosi d'Italia. A breve avremo la visita di blogger, avremo tantissimo interesse da parte anche di uno o due giornalisti che stanno venendo qui a Manfredonia perché comunque si inizia a sentire di questa manifestazione. Siamo con Matteo Trotta, uno degli organizzatori dei quattro carri di questa 60esima edizione del Carnevale di Manfredonia, a quale chiediamo il tema del suo carro e a cosa è ispirato. Allora, il tema nostro è sempre quello, tema unico, diciamo, quello dettato dall'agenzia. Turismo attivo, noi ci siamo buttati un po' sulla natura, nel senso che abbiamo voluto immaginare Zepep che si immergeva nella natura sul Gargano, quindi sta un po' in vacanza sul Gargano, e quindi lui sta seduto su un'orchidea tipica del Gargano e giù c'è un albero di ulivo, una pianta di fichi d'India, e poi davanti il tutto, diciamo, sta su un carretto nostro tipico, che era trainato da un asino il quale ha avuto un brutto incidente, è caduto, per cui sta davanti questo asino, non riesce più a trainare questo carro. Abbiamo voluto dare un po' di satira, un po' di allegoria anche alla figura dell'asino, che è stata una figura storica del nostro passato. Nel caso sul Gargano era l'unico mezzo di locomozione, diciamo, che poteva accedere su quelle ripe. Siamo con Maria Grazia Muscatiello, autrice del carro. A cosa è ispirato, a quale tema è ispirato, e ci dica le sue impressioni di come stanno andando i lavori.
Le mie impressioni sono molto impressionanti, per cui lasciamo perdere. E stiamo lavorando, siamo sempre di meno, però quest'anno direi che la qualità è migliore. Il tema del carro è il percorso enogastronomico, in quanto penso, come vi abbiano detto anche gli altri carristi, l'Agenzia del Turismo ha desiderato che noi facessimo e trattassimo questi temi, e noi abbiamo appunto affrontato questo argomento. Il nostro protagonista è uno chef erede di Manfredi, si chiama Manfred il nostro chef, e prepara tutti i manicaretti per tutti gli ospiti e invita chiaramente gli ospiti che vengono a Manfredonia a fruire del nostro carnevale a fermarsi e mangiare con noi. Siamo con Giovanni Del Vecchio, ideatore e anche curatore di questo carro che è a buon punto di lavorazione. Il tema è: quali sono state le difficoltà e come stanno andando i lavori in quest'anno? Allora, il tema è l'avventura. I lavori sono partiti con estremo ritardo per una serie di problemi che si sono verificati con l'organizzazione. Come al solito, nonostante ci si aspettava qualcosa di più positivo, per una serie di ragioni non dovute sicuramente a noi delle associazioni del Carnevale, si è partiti con estremo ritardo, con pochi finanziamenti, con i soliti problemi che hanno caratterizzato il Carnevale fino ad oggi. E quindi si era addirittura pensato di non fare nulla. Forse siamo stati proprio l'associazione che è partita per ultimo nella realizzazione dei carri, e siamo riusciti a mettere su comunque tutto sommato un buon carro, recuperando anche qualche cosina che avevamo già, ma ristrutturandola quasi totalmente. Abbiamo rappresentato il Zipep, il simbolo del carnevale, che è su un quad, e quindi è l'avventura. Abbiamo rappresentato il quad come mezzo moderno, e in senso metaforico, quindi anche con l'Agenzia del Turismo voglio dire, fino a questo momento i buoni propositi li abbiamo tutti quanti apprezzati, ma concretamente non abbiamo ancora visto nulla di concreto, almeno per quanto ci riguarda direttamente. Non metto in discussione tutto il lavoro che stanno facendo poi di Role Quinte, o meglio di Role Quinte, che stanno comunque portando avanti, ma noi non siamo sempre a conoscenza, non abbiamo neanche il tempo per andare a guardare tutto ciò che viene fatto, perché ci siamo chiusi qui ormai da un mese nei capannoni e stiamo lavorando a tambur battente. E quindi questo quad, se in qualche maniera è senza benzina, è un po' un giocattolo, e alla fine ci sono i cavalli che rappresentano in qualche maniera, rappresentano noi, l'associazione vecchia, il vecchio mezzo che traina ancora una volta il Zipep e quindi in qualche maniera il carnevale. I'll go back again.
let's make a night. You won't remember, I'll be the one you won't forget. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. Going down. I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down. Guadagni per Peppino Sciamandrone, quando è iniziato, in che anno, con quale tema e che cosa è cambiato da allora? Io il primo iniziato è stato con il professor Adabbo, che ne avevo 10 anni, con l'ultimo carro che fece il grande maestro, il professor Adabbo. Io avevo 8-10 anni e poi ho iniziato con gli altri carristi, con Sapone, i vari, Arena, Ciociola, Trotta, come sto tuttora anche oggi. Per il mio 50° anno spero che di qualcosa di positivo avrei fatto. Poi è sempre con lo spirito carnevalesco, perché è una cosa bella. Dico che i giovani si facciano avanti, che noi vogliamo il ricambio e noi siamo sempre dietro a loro con tutto il piacere, quando vogliono e dove vogliono. Grazie. Oh, yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck.